vivevano su Sapri, I Longobardi in stavano sulle Lombardia, montagne. sì, da questa parte, una parte più bassa. Poi successivamente, a seguito dell'istituzione del Principato di Salerno, così con Olfo, Radilche e tutto il resto, questi avevano la necessità di garantire i collegamenti tra Salerno e il Castaldato di Laino, che avevano occupato anche la Calabria settentrionale. E quindi dovevano presidiare quest'area perché sì, abbiamo visto nord-sud, mare, monti, però Est. est-ovest c'è cioè il passaggio verso la Calabria settentrionale, verso Rivello, l'antica Sirinos. E quindi c'era la necessità di garantire Per anche ammazzare i questo. comunque con i Longobardi già questi. Con i Longobardi, questa fu sostanzialmente una piazza forte longobarda che si trasferirono qui, attorno forse ad una preesistente costruzione. Molto probabilmente poteva essere una mansio romana, di epoca romana, perché anche i romani avevano le stesse Certo. esigenze di controllare le valli, il percorso interno, perché in epoca romana sì, si sono stanziate a Sapri, c'è la villa imperiale e tutto il resto, ma dovevano pur vivere, c'era un'azienda agraria, agricolo-pastorale, le comunicazioni, che qua c'erano gli itinerari importanti, perché nel Val Tidiano a scendere c'era la via Popilia. Lungo la costa c'era la via che univa le varie colonie da Blanda, Sunte, Policastro e tutti i resti. E in senso trasversale c'erano delle vie già in epoca romana, che erano quelle che poi servivano ai Longobardi. C'erano un gruppo di vie che erano parallele tra questi due, nel senso che scendevano verso la Calabria. Perché qua c'è un gruppo che arrivava addirittura a Laino, passando però per Rotonda, per Castelluccio, per la Conca di Lauria, e poi c'era un Romulus che andava addirittura verso la fiumara di Tostaro, dove c'era Blanda. In effetti questa è stata sempre un'area di passaggio e di transito in tutti i tempi.